Boker Tov, Boker Ora tutte, lunedì 20 Elul, 23 settembre. Allora, oggi abbiamo breve Humash, breve Ayom Yom, dunque andate intanto a pagina 137 della Ayom Yom, che ci dice che chi è umile, no, umile, diciamo rozzo più che umile, cioè, nachud vigas, cioè più che umile è basso e rozzo, non avverte la grettezza e l'umiltà piuttosto. Mishenachut vegas e nochash vegasutto venichitto azni. Dunque, non sente questa sua essere nachut vuol dire di un certo livello non elevato, ecco, diciamo così. Ed è verissimo, purtroppo, perché tutti noi comunque nella vita abbiamo conosciuto persone rozze e non proprio umili, no, avrete tutte notato che queste sono persone che hanno molto difficoltà a ammettere o a riconoscere, no, la propria non umiltà, ecco, chiamiamola così. Nechituto e gassuto. Gas è proprio persona rozza. E passiamo al Humash. Allora, oggi sì che è breve. A differenza di ieri, che poi ho capito cos'era lo sbaglio. Allora, oggi siamo al capitolo 30, però abbiamo solo da 1 a 7. Quindi abbiamo solo 6 psukim. Abbiamo comunque un rashi. Allora, un attimo, eccoci qua. Un rashi importante che è rashi 3 e un rashi. Ok, dunque oggi facciamo anche sul testo. Allora, riprendiamo, dunque siamo a Parashat Nitzavim, voi siete presenti tutti oggi dopo le maledizioni di Parashat Kitavo. Oddio, no, no, non stressatevi, vedete con tutti gli errori che avete fatto durante gli 40 anni, comunque siete tutti presenti, siete vivi, esistete e come popolo di Israele esisterete per sempre perché Hashem ha giurato, è il giuramento di Hashem ovviamente è eterno, di non cambiarci come nessun altro popolo. E abbiamo visto il monito contro l'idolatria, dunque prima il patto ovviamente, e oggi vedremo insieme il futuro pentimento di Am Israel e il ritorno degli esuli. E questo è il rashi su cui ci soffermeremo. Dunque, quando tutte queste cose, dunque benedizione e contrario che ti ho posto davanti saranno giunte su di te, avverrà che rifletterai su di esse nel tuo cuore. E mentre ti troverai in esilio tra tutte le nazioni tra le quali Hashem ti avrà sospinto, e farai ritorno ad Hashem tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, darai ascolto alla sua voce, secondo quanto ti ordino oggi a te e ai tuoi figli, allora, ecco, vedremo Rashi insieme, Hashem tuo Dio tornerà, come appunto dice Rashi, però vedremo un attimino più nel dettaglio, dall'esilio dove ti aveva seguito, riportando uno a uno i tuoi prigionieri. Amen, 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 i nostri ostaggi, noi prigionieri dei popoli stranieri, e avrà compassione di te. Ti raccoglierà di nuovo da tutte le nazioni nelle quali Hashem ti avrà disperso. Vediamo questi psukim con Rashi. Ve'ayaki avou aleha kol advarim ha'el, ha'bracha ve'ha'klala, asher natati lefanecha, v'ashevota el levavecha bechol agoyim asher hidichacha Adonai Eloheha sham. ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבביך ובכל נפשך. כבר לא דשמע ממני, נלו שמע ומג'ור. ושב אדוני את שבותך, וריחמך, ושב בקבצך מכל עמים, אשר חיפצך, אדוני אלוהיך שם. ורידיאמו דייסו, אינסיימי אירשי. רשי אימפורטנט, דייסו וידיאמו. Attuale perché che si attuerà prestissimo, amen, che mi razzò. Allora, allora, la prima parte, parte più si sofferma sulla grammatica, che nel passù che abbiamo appena letto, no? Eccolo qua, Veshav et Shvutecha, no? Farà tornare i tuoi deportati letteralmente. E avrebbe dovuto scrivere Hishiv. No? Come farà tornare, forma causativa del verbo, mentre shav significa tornerà,
dunque depressione, può essere intesa come Hashem tornerà lui stesso con i suoi deportati. E i nostri maestri, precisamente nel Talmud trattato Megillah 29a, hanno appreso da questo Pasuk, se così si può dire, che la Shekhinah, la presenza divina, dimora con il popolo di Israele nella sofferenza del loro esilio, così che quando sono redenti, presto Amen, Hashem fa sì che nella Torah la redenzione venga riferita a lui stesso, cioè che Hashem stesso tornerà con lui. Inoltre, dice Rashi, si può affermare che nel giorno del raduno degli esiliati, cioè il giorno, pardon, del raduno degli esiliati è talmente grande e difficile da realizzare che è come se Hashem stesso dovesse prendere letteralmente per mano ognuno di noi, togliendolo dal luogo dove si trova. E infatti, il giorno del raduno degli esiliati, che è importante come quello del giorno, dice il Talmud, il Trattato di Psachim 88a, testualmente, importante come quello giorno nel quale furono creati il cielo e la terra. Cioè, per dire a che livello di importanza sarà il giorno della redenzione messianica, ovviamente. E questo appartiene solo ad Hashem, ovviamente, che è l'unico autore di questa futura prossima salvezza. Dunque, a questa redenzione scatologica si applica quanto, secondo la Gadà di Pesach, è proprio della liberazione dell'Egitto. Infatti in Varin 26,8 è scritto che Hashem ci fece uscire dall'Egitto, e come lo diciamo anche nella Gadà, non mediante un angelo, non mediante un serafino, non mediante un inviato, ma Kadosh Baruch Hu stesso di persona, lo Aliyed Malach, lo Aliyed Sarah. È detto infatti che in quella notte, no, a proposito di uscire dall'Egitto, passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese, uomo o animale, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono Hashem, Dio unico. Shemot 12:12. Dunque, io Hashem e nessun altro. E dunque, anche a riguardo dice, allora, questo di prendere uno a uno dall'esilio e liberarlo, è riportato in Isaia 27:12. Sarete raccolti uno a uno, figli di Israele. Questo è il passo Ve'atem teluchetu echad echad. E anche qua, riguardo agli esiliati delle genti, troviamo la stessa espressione in Irmia, stavolta non Ishaya, ma Irmia 48-47. Farò tornare Shafti, i deportati di Moab. Vediamo l'unico rascio di oggi sul testo, tutte insieme. Capito, pagina 845, seconda colonna a sinistra, terza riga. Rashi 3. Veshav Adonai Elohecha Tshevutcha. Hayalo lichtov veheshiv et Tshevutcha. Rabotenu lamdu mikan, kivyachol, shashchina shruya im Yisrael betzarat galuta. Ushemigalin, ichtiv geula leatzmo, shehu yashuv imaem. Masachet Megillah, Chavtei, Amudah. Ve'od, yesh lomar, shegadol yom kibbutz galuyot uvekoshi כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו. כעניין שנאמר, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, ישעיה כ"ז י"ד. ואף בגלויות שאר האומות מצינו כן, ושבתי את שבות מצרים, יחזקאל כ"ט י"ד. È più Yeheskel, sì. Ok, e concludiamo gli ultimi psukim, dunque da 4 a 7. Dunque, anche se tu fossi stato esiliato su monti che raggiungono l'estremità del cielo, da lì Hashem ti raccoglierà e da lì ti riporterà indietro. Hashem, tuo Dio, ti condurrà indietro alla terra della quale hanno preso possesso i tuoi padri, della quale prenderai anche possesso tu. Ti farà del bene, ti renderà ancora più numeroso dei tuoi padri, e Hashem, l'Eterno tuo Dio, toglierà lo strato che copre il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, così che tu possa amare Hashem tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, che tu possa vivere. E
Allora, questo termine che abbiamo visto che toglierà lo strato che copre letteralmente un mal. Mal è dal termine di Milà, farà la Brit Milà, come si fa la Brit Milà fisicamente al bimbo di 8 giorni, così Hashem farà la Brit Milà al cuore, cioè toglierà questo strato che copre, diciamo, ottura questi sentimenti di amore e di timore verso Hashem che dobbiamo avere. Allora, vediamolo sul testo. Imieni da chacha, prima riga, pagina 846, passo 4, dal. Imieni da chacha, bizze Hashemai, misham yikabetzcha Adonai Elohecha, misham yikachem. Veviacha Adonai Elohecha el haaretz asher yashua avotecha, virishta vetivcha virbecha meavotecha, umal Adonai Elohecha et levavcha, ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. Vedete come sottolineato oggi, 2 volte nel Passuk 2 e adesso, come abbiamo visto, nel Passuk 6, בכל לבבך ובכל נפשך, come nel Ra, nello Shema. Dunque, questo amare Hashem con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, e questo termine della Milah, che deve essere fatto non solo, come abbiamo detto, fisicamente al nascituro, ma anche al nostro cuore. Bisogna fare la Brit Milah adesso come non mai nel mese di Elul, in preparazione di Rosh Hashanah. E passiamo al Tania. Allora, oggi era breve per questo, anche vi ho lasciato prima. Allora, pagina 248, siamo in metà pagina, concludiamo il 16° capitolo dell'Icheret HaKodesh oggi. E dunque, come abbiamo detto, 20 del mese di Elul. Allora, noi abbiamo parlato della Tzedakah e che bisogna dare la Tzedakah sempre e comunque a tutti, ma soprattutto che quando sappiamo che una persona è in difficoltà, gravi difficoltà, e allora dobbiamo rinunciare noi a delle cose, diciamo, superflue alle quali possiamo facilmente rinunciare. E per poter aiutare chi non ha veramente di che vivere, cioè si trova in difficoltà particolare. Allora, questo è in conformità della legge in senso stretto, ok? In realtà, anche se si tratta di un caso a cui non si può applicare questo ragionamento, comunque è convenevole per ogni persona non essere tanto puntiglioso né insistere su ciò che è legge, ma mettere in secondo piano la propria vita spingendosi molto più in là della lettera della legge stessa e di pensare a se stesso sotto il profilo di ciò che dissero i nostri maestri, Zichrono Livracha, che chiunque si dimostri puntiglioso di fronte a queste situazioni, alla fine si troverà lui stesso in queste situazioni, riportato nel Talmud Baba Metzia 33a. Allora, vuol dire che cosa? L'Alakha ti dice. Allora, secondo l'alahà stretta, cosa si può, non si può, ma serve, non ti bisogna dare, eh? Poi il quinto, non che c'è il decimo, poi la quinta parte, meglio, e di più no, perché poi sarai tu a dover chiedere aiuto e dunque non ha senso. Questa è l'alahà stretta. Questo sì, nel caso che tu guadagni quei 1.000 euro, e oggi con 1.000 euro non vai da nessuna parte, e allora in effetti, però chi guadagna Baruch Hashem che vivere bene, allora se lui dà più di un quinto e rinuncia a, se una donna ha quel vestito e non dico firmato, ma anche diciamo in più, o quel gioiello in più, per dare a chi non ha di che sfamarsi, non ha di che pagarsi neanche un affitto, allora non stiamo alla halakha stessa che dice non dare troppo. Non dare troppo dipende in generale, per non arrivare, come abbiamo detto, a essere tu quello che hai bisogno di aiuto. Ma Baruch Hashem, tante persone vivono che hanno più di quel minimo, e quando si dice di rinunciare, si rinunciare a un qualcosa di superfluo. Allora, piuttosto tu rinuncia a qualcosa di superfluo, che puoi benissimo vivere senza, perché l'altro possa sfamarsi in quel senso. E dunque, anche perché se tu poi dici, ah no, ma io faccio secondo l'alahà e l'alahà non dice di non dare di più, no, dice no, sei puntiglioso proprio in questa alahà, allora Hashem dice però Dio non voglia, lì però rischi tu di trovarti Dio non voglia in quella situazione.
Dopotutto, ciascuno di noi, dice Balatagna, ha bisogno in qualsiasi momento della misericordia di Hashem, che viene ridestata proprio tramite lo sforzo nostro qui dal basso, suscitando in noi, in ogni occasione, in ogni istante, la compassione per coloro che hanno veramente bisogno di compassione. Questo è anche un punto molto interessante. Non è la prima volta che vediamo. Per coloro che sono veramente bisognosi di compassione, purtroppo in questo mondo, in questa vita, mi è successo ultimamente, ci sono persone che sono lontane dall'aver bisogno di compassione e che però si fanno passare per poveri, e quant'altro. Quando poi le vere persone che hanno bisogno di compassione, a livello economico, morale, fisico, familiare, di tutto e di più, quelli invece non si ha compassione. Allora, bisogna veramente sapere anche di chi avere. Infatti, come dice la Torah, è vietato avere compassione o pietà per il crudele. Purtroppo, avete già capito cosa intendo anche a livello globale. Purtroppo si ha tante volte compassione per i crudeli, invece, per i carnefici e non per le vittime. Dunque, chiunque renda insensibile per il proprio cuore e sopprima questo sentimento di compassione, nel caso sì che bisogna averlo preciso, qualsiasi possa essere il motivo, allora fa succedere altrettanto, cioè Dio non voglia, come dice la Mishnah Masechet Sotah, che poi anche Hashem non ha pietà di lui, cioè se quando devi aver pietà, ed è il caso di aver pietà di una persona di cui bisogna aver pietà e non ce l'hai, allora Dio non voglia, poi dopo, Chas v'Shalom, anche Hashem poi non ha pietà di te. Dopotutto, perché sapete tutto, Midah che Negedita, dopotutto, dice Balatania, e qui andiamo a Ecclesiaste 7:20, non esiste sulla terra un uomo tanto giusto che agisca bene sempre e non pecchi mai. Cioè, alla fine, a parte quel Tzadik Gador come abbiamo avuto per esempio noi il Rebbe o tornando nei millenni indietro Moshe Rabbeinu, eccetera, quei grandi tzaddikim, e se no normalmente non esiste un essere umano che non pecca anche involontariamente. Dunque la tzedakah serve da espiazione, appunto, come riportato nel Midrash Barim Rabbah e Masechet Sukkah 49b e tanto altro. Dunque tzedakah, la tzedakah serve a espiazione e protegge dalle sciagure. E dunque chi non ha bisogno di essere protetto e chi non ha bisogno di espiazione. Non esiste essere che dice: ah, ma tanto io non ho bisogno di espiazione, io non ho bisogno di essere protetto dalle sciagure, dunque non do tzedakah. Non esiste. E perciò la tzedakah, Milut Hasadim, il da fare del bene, è proprio una medicina per il corpo, dice il Balatagna, e per l'anima, come riporta il Midrash Tehillim, il Midrash Tanhuma, e a questo si riferisce il Pasuk in Iov 2,4, che dice: pelle per pelle, e l'uomo darà tutto ciò che ha per la sua vita. Cioè, uno per salvarsi la vita, no? Uno dice: ha messo da parte per anni, no, in un conto in banca per comprare, poi Dio non voglia, c'è un qualcosa che rischia la vita, cioè proprio di vita o di morte, e usa tutto questo risparmio, perché la vita viene prima di tutto. Allora, visto che, come abbiamo detto, la vita, poi quella vera e quella eterna, allora la tzedakah è quella che ci espia dai nostri peccati, ci protegge, come abbiamo detto, da tutte le sciagure, e dunque ci dà vita, non solo vita fisica, ma soprattutto ci ridà questa vita eterna. Dunque noi, in più, che siamo, come dice Masechet Shabbat 97a, credenti, figli di credenti, l'espressione famosa del Shabbat, Masechet Shabbat 96a, dunque Maminim Bnei Maminim, cioè fa parte proprio della nostra fede, che la Tzedakah e la Gmilut Chasadim non è altro che un prestito a Kadosh Baruch Hu, e questo lo vediamo alla fine di 10a del Baba Batra. E come infatti è scritto: chi usa misericordia bisognoso è come se facesse un prestito ad Hashem, e Hashem gliene darà ricompensa. Proverbi 19:7.
e più volte anche in questo mondo. Perché? Mi direte, ma come mai? Allora dice, quando tu fai tzedakah al tuo prossimo ebreo, chi è? Come te, figlio di Hashem. Dunque, se tu fai un favore a un figlio, il padre te ne sarà riconoscente. E dunque, ed è il padre che vuole darti a te la possibilità di aiutare per poi ricompensarti. Per dare l'esempio così un po' più chiaro. Dunque, non è data, infatti, dice Baratania, non è data in questo mondo la ricompensa per nessuna mitzvah, salvo che per la tzedakah. E questo perché va a vantaggio degli esseri creati da Hashem, come scritto nel Trattato di Kiddushim, fino al primo capitolo, 39b 40a, per essere più precisi. Bisogna, e conclude, dice, bisogna anche preoccuparsi della punizione, Dio non voglia, no? Cielo ce ne scampi, che tocca alla persona quando i suoi compagni si mettono insieme per un atto di mitzvah e non si associa a loro. E come è scritto nel Talmud Chagiga 9b, del nostro maestro Livracha, ma coloro che porgono orecchio ne avranno letizia, letteralmente, e su loro poserà la benedizione dell'uomo. Questo è dei Proverbi 24-25. E fra tutte le cose, la migliore, cioè Salmo 125 verso 4, benefica o Hashem i buoni che sono retti. E secondo il desiderio che è nel loro animo e nell'animo di colui che porgo loro saluti e auguri con tutto il cuore e con tutta l'anima, conclude il Balatani. Dunque, anche quando no, si fa la colletta, no, c'è questa persona che ha bisogno di aiuto, che può essere pregare, che può essere darsi da cà, che può essere aiutare, non vedo, non sento, adesso non ho. Non hai 100 euro, non hai 10 euro, ma 1 euro o quello che hai o quello che puoi dare devi fare, perché non bisogna rifrosh min hatzibur anche, no, questo concetto. Allora, riprendiamo velocemente sul testo. Allora, un minuto. Pagina 248 abbiamo detto. Ecco, vehin. Zehu al pi shurata din gamu. Aval bem. Gamu inyan dell'ashayach kol kach. Haitam, Ra'u lechol adam shelo ledakdek le'amid al hadin rak lidchok chayav velekanes lifnai velifnim mishurat hadin velidog le'atzmo mimamar rabotenu zichronam yerachah shekol hamedakdek bechaf bechach sof ba lidei chach chas v'shalom v'gam ki kulanu tzrichim lerachamei shamayim bechol et v'itaruta dedikata דווקא בכל עת ובכל שעה, לעורר רחמים על הצריכים לרחמים, וכל המאמץ לבבו וכובש הרחמיו, יהיה מאיזותם שיהיה, גורם כך למעלה לכבוש וכו', חס ושלום. ומה גם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב תמיד, ולא יחטא, והצדקה מכפרת ומגינה מן הפורענות וכו'. ולזאת היא רפואת, פאג'ינה 249, הגוף ונפש ממש, אשר אור באור, עוד אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ושגם אנו מאמינים בני מאמין, כי הצדקה אינה רק הלוואה לקדוש ברוך הוא, כדכתיב, מלווה השם כונן דל. וגמולו ישלם לו בכפליים בעולם הזה, ושכר כל מצווה לך בעולם הזה לבד, מזל לך. למה זה לבד מצדקה שלפי שהוא טוב לבריות, כדאיתא בקידושין סוף פרק קמ"א, וגם יש לחוש לעונש חס ושלום, שחבריו נמנים בדבר מצווה, והוא לא נמנה עמהם, כנודע ממאמר רבותינו זיכרונם לברכה, ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב בכל מילי דמיטב, היטיב השם לטובים וישרים כנפשם ונפש הדורש שלומם. Di col leva nefesh, bellissimo. Chazak baruch al Balatania e vai René. Sì, oggi ne abbiamo 20 di Elul e si va dal Perek 97 a 103 compreso. Fantastica la nostra René. Grazie a voi.
Ibria. Allora, partiamo dal 97, come ci ha ben detto la nostra carissima. E no, piace che io dico fino a 54, Erone dice 50, 100, 104, e 103 inclusa. I suoi Sì, metodi. Fantastico, allora, tutte insieme, mettiamo però prima Zedakà ovviamente. Preparate la Zedakà sempre a portata di mano. Nini! Fantastica. Ciao Nini, Laila Tov. Sei arrivata al momento della Zedakà, vedi? E abbiamo appena adesso spiegato l'importanza della Zedakà. Pazzesco, vai. sono appena Fantastico. tornata dal lavoro, sì. Ok, Mamma. io Ecco, chiudo, continuate. Okay? vai, Zedakà tutti insieme. Guardate, abbiamo appena parlato dell'importanza della Zedakà. Dunque, Baruch Omer Veosé, come dice il proverbio, benedetto colui che dice e fa, dice acqua. Allora, abbiamo parlato dell'importanza della Zedakà e tutti insieme. Lei unisma con la mezza piena di crescenti, ma tanto ora, vittorora, e Isisman Baruch, ma tanto i Merena di Nicola da Mamma. Dir fuas le ma, c'è cola holi, c'è cola in, c'è cola hayalim, c'è cola hatufim, c'è zeru briim, benufam benafsham, nechek mishpachotem. E rifuat nefesh be aguf, c'è cola holi, ubenehem, arabani tashlucha, mimorati rachet batazita, nechama michra bat gor, nechama dina bat zara, rechana bat genia ve baala Yoshua. Rivka Nechama bat Lea, Gula Pratit, Gula Kladit, Yechi Adonai Moreno Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach HaAved, Yechi Adonai Moreno Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach HaAved, Yechi Adonai Moreno Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach HaAved. A proposito di Geulah, ho detto che quando saremo redenti anche la Shekinah di Hashem è con noi, poi ovviamente ognuno per sé, per i propri cari, per il mio giorno. Allora, un attimo, discuto. E oggi ricordiamo anche Leinu Nishmat Yoram ben Moshe Bissara, Tieh Nishmato Tsurura Bitzror HaChaim, Yehi Zichro Baruch. Sembra vero che c'ho Leinu Nishmat, mamma mia. Ok, Salmo 97. Prima che l'intero mondo accetti sinceramente l'esistenza di Hashem e la sua divina sovranità, devono essere distrutti coloro che avversano il regno divino. Tutte le potenze cui gli uomini prestano erroneamente tutto. Noi preghiamo perché Hashem si vendichi di coloro che a lui si oppongono. E come ben sappiamo, chi si oppone al popolo ebraico si oppone ad Hashem. Adonai Malach, Tagel Haaretz, Ismehu Iim Rabbim, Anan Varafel Seviva, Tzedek Mishpat Mechon Kisvo, Esh Lefanav Telech, Utlahet Saviv Tzara, Peiru Verakav Tevel, Ra'ata Patachela Aretz, Harim Kadonad Mamasu Milifne Adonai, Milifne Adon Kol Aretz, Higidu Hashamayim Tzidko, Verau Chol Haamin Kevodo, Yevoshu Kol Ovde, Chesed Amid Halelim Beilinim, Ishtachavu Lo Kol Elohim, Shama'a Vatismach Tzion, Vatagenna Benot Yehuda, Lema'an Mishpatecha Adonai, Ki Ata Adonai Elyon Al Kol Aretz, Me'od Na'aleta Al Kol Elohim, אוהבי אדוני שנאורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. סלמון 98, צדיק ח', כואנדו ורא לליברציוני, ישראל טריבוטרא דה שם גרנדילות. I vecchi canti allora saranno, non saranno più sufficienti, dunque se ne dovranno comporre di nuovo. Mismor shiru l'Adonai shir chadash, ki nifla'ot asa, hoshia lo yemino uzro kocho, odia Adonai Yeshua tole ne agoim gilat zidkato, zachar chasdo ve'emunato levet Yisrael, ra'u chol asse aretz et Yeshuat Elohim, hariu l'Adonai kol aretz, pitzchu ve'ranenu ve'zameru, zameru l'Adonai bechinor, bechinor ve'kol zimra, bachatzotzrot ve'kol shofar, hariu lifnei ha'melech Adonai, ir'a Am hayam umlo'o, tevel ve'yoshveva, neharot imcha uchaf, hayachad arim yeranenu,
לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ואמן במשרת. Descrizione del giorno del giudizio durante il quale avrà luogo la guerra di Gog e Magog. Dopo la loro distruzione, Hashem sarà universalmente accettato come re e tutte le nazioni renderanno omaggio al grande nome di Hashem. 99. Tzadik Teh. Adonai Malach Irgezu Amim, Yoshev Keruvim Tanutaretz, Adonai Betzion Gadol, Verambu Al Kol Ha'amim. יודו שמך גדול ונורא קדוש ועוז מלך משפט האל. אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. רוממו אדוני אלוהים והשתחוו לאדום רגליו קדושו. וקנטיאמו, עוני שבת. רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו קדושו. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם בעמוד ענן ידבר אליהם. שמרו עדותיו וחוק נתן להם. אדוני אלוהים, אתה עניתם, אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קדשו, כי קדוש אדוני אלוהים. Arriviamo al famoso Salmo 100, che i nostri maestri hanno introdotto nelle preghiere di tutti i giorni come ringraziamento per i numerosi miracoli che Hashem compie quotidianamente a favore degli uomini senza che essi se ne rendano conto. E secondo Rav Hirsch, questo salmo è un inno di gratitudine che sarà cantato da Hashem, l'era messianica, quando il mondo avrà raggiunto la sua massima perfezione. Mismor le Todah. Harri ul Adonai kol haaretz, ivdu et Adonai besim. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשן ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. 101. לודי די דוד המלך עד השם, ריקונושנטי אפונטו פרה סו מיזריקורדיה, לסו ג'וסטיציה. Il tema ricorrente di tutto questo salmo è l'avversione di Davide HaMelech al male e alla falsità e, d'altro canto, l'amore per l'integrità d'animo. Le David Mismor, Chesed Umishpat Ashira, Lecha Adonai Azamera, Askila Vederech Tamim, Matai Tavu Elai, Et Halech Beton Levavi Bekerev Beti, Lo Ashit Leneged Enai, Devar Belial Asosetim Saneti, Lo Idbak. Levavi keshi asur mineni, ra lo edah. Meloshni vaseter re'eh, oto atzmit. Geva enai yurchav levav, oto lo uchav. Enai bene'emne eretz, lashevet imadi. Holech bederech tamim, hu yesharetenu. Lo yeshev bekerev beti, oser remiyah. Dover shekarim, lo ikon lenegeded enai. Labkarim atzmit korishe aretz, leachrit me'ir adonai, kol poale aretz. Salmo 102, Kuf Bet, lamento che si deriva da questo salmo, non origina semplicemente dal cuore di una persona che è afflitta, ma dall'agonia di tutto Israele per il prostrarsi dell'esilio. Può essere recitato da chiunque si trovi in un periodo di particolare difficoltà e sofferenza. Tefillah le'ani kiyat tof velifnei Adonai ishpofsich. Adonai, shim'a tefilati veshav'ati elecha tavo. אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי, הטה אלי אוזנך. ביום אקרא, מהר אני, כי כלו ועשן ימי, ועצמותי כמוקד ניחר. הוכח העשב ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל אנחתי דבקה עצמי לבשרי, דמיתי לקעת מדבר, הייתי ככוס פורבות. שקעתי ויהי כציפור בודד על גג, כל היום חרפוני אויביי מהוללה ונשבעו. סלמו 102, פסוק 10. כי אפר כלחם אכלתי ושיקוביי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשכחני. ימיי כצל נטוי ואני כעשב יבש. ואתה, אדוני, לעולם תשב וזכרך לדור ודור. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי במועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יכוננו. ויראו גויים את שם אדוני, וכל מלכי הארץ את כבודיך.
kivana Adonai Zion, mirab yechodo, panay tefilat ha'ar velovaza et tefilatam, tikatev zot bedor acharon, ve'a nivra yehalelia, ki hishkif mimeron kodsho, Adonai, mishamayim el eretz ivit, lishmo en katasir, lefatech bnei temuta, lesaper bezion shem Adonai, utfilato birushalayim, בהיקבץ עמים יחדיו, וממלכות לעבוד את אדוני. אינה בדרך כוחי, קצר ימיים. אומר אלי, אל תעלי בחצי ימיים, בדור דורים שנותיך. לפנים הארץ יסתה, ומעשה ידיך שמיים. הם היובל ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו, ואתה הוא, שנותיך לא יתמו. Bnei avadecha ishkol, vezar'am, lefanecha yikol. Salmo 103, l'ultimo di oggi, David Melech compose questo salmo durante una sua malattia. L'anima dell'uomo, che quella sì è immortale, ha diretta e intima relazione con Hashem, da cui ha origine, e pertanto David Melech chiede ripetutamente alla propria anima di benedire Hashem, da cui solo può venire la guarigione. Per questo dovrebbe essere recitato da chi sta pregando per un infermo, e a maggior ragione da colui che è personalmente affetto da malattia. Le Davide. Un secondo, ragazze, un secondo. Le Davide, Barachi Nafshi et Adonai, Vechol. Un secondo. Vechol Kravai et Shem Kodesh. Barachi Nafshi et Adonai, Ve'al Tishkechi Kol Gemurav. הסולח לכל עוונך, הרופא לכל תחלואיך, הגואל משחת חייך, המאתרכי חסד ברחמים, המשביע בטוב אדייך, תתחדש כנשר נעורייך. עושה צדקות אדוני משפטים לכל השוקים, יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו. רחום וחנון אדוני, ארך אפיים ורב חסד, לא לנצח יריב ולא לעולם יתור. לא חטאינו עשה לנו, ולא כעוונותינו גמל עליהם. כי כי גבוה השמיים על הארץ, גבר חסדו על יראיו. כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשעיו. כי רחם אב על בנים, רחם אדוני על יראיו. כי הוא ידע יצרנו. זכור כעפר אנחנו, אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה, כן יציץ. כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד אדוני מעולם באדונם על יראיו וצדקתו לבני בנים לשומרי בריתו ולזוכרי פקודיו לעשותם. אדוני בשמיים מכין כסאו ומלכותו בכל משלה. ברכו אדוני מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. ברכו אדוני כל צבאיו משרתיו עושה רצונו. ברכו אדוני כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו. ברכי נפשי את אדוני. E come ogni giorno, 123, 124, Kuf Chav Gimel, Kuf Chav Dalet, Zchut Harabi Melech HaMashiach Yagen Alai Ve'al Kol Avai Ve'al Kol Am Yisrael Ve'al Kol Ohavi Ve'tomchei Yisrael. Shir HaMa'alot Elecha Nasati Et Einai Hayoshevi Bashamayim, Hine, Ke'enei Avadim El Yad Adonaihem, Ke'enei Shifcha El Yad Gevirta, Ken Einenu El Adonai Eloheinu Ad Sheyechonenu, Chonenu Adonai Chonenu Ki Rav Savanu Buz, Rabbat Tzave'ana Nafshenu, Halag HaShananim, Habuz Digeri. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי בתוך ישראל. שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעו בחרות הפמבן, אזי המים שטפו מחלה עבר הנפשים, אזי עבר הנפשים המים הזה דוד. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח נשבר, ואנחנו נמלא, עזרנו בשם אדוני, עושה שמיים וארץ. Questa lezione, come le lezioni di questa settimana, sono di Inui Nishmat Yoram Ben Sara Ben Moshe, che è Nishmatot Zorora Vitzrora, che è Yizikro Baruch. E Yad Hashem Yerachem HaMishpachtoch, che ti alem Koach, Amen, che ne razzon, e che sentiamo solo buone nuove per tutta Israele. Ricordiamo Mazal Tov alla famiglia Bechor per il fidanzamento di Avremi, compagno di mio figlio Sheibari, che ci siano veramente solo smachot, brachot, atzlachot, lechol am Yisrael,
Amen, Ken, Yehi Ratzon, buonissima giornata a tutti.